Non so niente di logica, per essere brillanti bastano due o tre aneddoti a memoria. Non so niente. Le montagne del Gran Sasso hanno fatto da splendida cornice due giorni fa al concerto all'Alba a Prati di Tivo per l'apertura della campagna di immatricolazioni dell'Università di Teramo. 200 tra studenti, personale e docenti dell'Ateneo si sono ritrovati alle 6 del mattino a quota 1800 metri per l'esibizione della cantautrice Erika Mou, che per la circostanza ha anche presentato alcuni brani in anteprima del suo ultimo lavoro discografico che uscirà a dicembre. L'evento, che bissa quello dello scorso anno tenuto al mare alla Torre di Cerrano di Pineto, è stato curato da Paesaggi Sonori, associazione nata proprio per valorizzare lo straordinario scenario naturalistico dell'Abruzzo, unendolo all'arte e in questo caso alla musica. Sulla cima alta, Erika Mou e la sua chitarra sono state accompagnate da Flavia Massimo al violoncello. Lo abbiamo inteso anche come un momento di pausa e riflessione, ha sottolineato il rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, che proprio in occasione del concerto lancia un progetto per il prossimo anno. Istituzionalizzeremo il concerto del 1° agosto all'Alba, qui di fronte al paretone del Gran Sasso, che dal prossimo anno però sarà la conclusione della scuola estiva che faremo dal 15 luglio al 1° agosto. E il progetto prevede, lo dico adesso al sindaco di Pietracamera, al presidente del parco e al presidente della provincia, noi vogliamo a tutti i costi recuperare il rifugio di Ruto, che è quello che vedete lì sopra, quella bellissima costruzione, e vogliamo farne una sede estiva per l'Università di Teramo, dove fare la scuola estiva e dove prenderci anche dei momenti di riflessione.